Sia lodato Gesù Cristo. Ecco, continuiamo la nostra scuola di preghiera, come abbiamo detto l'altra volta. Prima di pregare, bisogna, per diciamo, pregare veramente bene, ecco, bisogna disporsi per pregare come se questa preghiera che poi facciamo fosse l'ultima preghiera della nostra vita. Dobbiamo pregare, ripeto, come se, ecco, dopo la preghiera che facciamo, Signore ci chiamasse a sé per chiederci conto di tutta la nostra vita. Quindi la preghiera deve essere veramente fatta aprendo tutta la nostra vita al Signore e proprio quindi pregando con grande impegno, perché vedete la preghiera è una grande potenza che se noi diciamo riusciamo a sfruttare bene, può veramente cambiare la nostra vita. E poi non sappiamo mai quando il Signore ci chiama. Quindi occorre pregare con questa profonda disposizione. E poi pregare con, ecco, certamente sapendo, quindi con, diciamo, convinzione, con la fede, che in particolare quando facciamo una preghiera cristiana è Cristo che prega in noi ed è la Chiesa che prega in certo modo in noi e con noi. Quindi siamo uniti alla preghiera del Signore, siamo uniti alla preghiera dei santi. Questo significa che la nostra preghiera è molto potente. Molto potente innanzitutto per convertire noi stessi e poi anche per aiutare il mondo sulla strada della santità, della conversione. Quindi ecco, preghiamo veramente con queste disposizioni, ecco, magari proprio per realizzare in pienezza tutto questo, questa volta, ecco, penso sia bene proprio fare un atto di dolore per tutti i nostri peccati, per poter pregare veramente con il cuore libero. E poi facciamo anche la comunione spirituale, proprio perché sia Gesù nella maniera più piena e perfetta a pregare in noi. Facciamo un atto di dolore. Mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, perché peccando ho meritato i tuoi castighi e molto più perché ho offeso te. Finitamente buono e degno di essere amato sopra ogni cosa. Propongo con il tuo santo aiuto di non offenderti mai più e di fuggire le occasioni prossime di peccato. Signore, misericordia, perdonami. Noi facciamo la comunione spirituale. Gesù, io credo che tu sei presente. La comunione spirituale, come sapete, richiede innanzitutto che noi ci liberiamo dai peccati gravi. Quindi se ci fossero peccati gravi, ecco, impegniamoci a confessarci. L'atto di dolore che abbiamo fatto adesso è un atto che si deve legare proprio anche a questa confessione, questa liberazione dai peccati. Quindi, tanto abbiamo fatto l'atto di dolore, quindi adesso facciamo la comunione spirituale, chi può farla, per ricevere veramente Gesù spiritualmente in noi. Gesù, io credo che tu sei presente nel Santissimo Sacramento dell'altare, ti amo con tutto il mio cuore e ti desidero ora in me, poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni in me Gesù almeno spiritualmente. Come è già avvenuto ti ringrazio, ti benedico e tutto mi unisco a te, non permettere che io sia mai separato da te, amen. Ecco, allora cominciamo perché sia Gesù a guidarci. Signore,
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen, alleluia. Aurora lucis lutilat, cielo presultat laudibus, mundus exultans jubilat, gemens infernos urulant, cum rex ille fortissimus, mortis confractis iribus, pede conculcans tarta resolvit catena miseros, illegem clausum lapide, miles custodit abite, triumphans pompa nobili ictor surgit defulerem, infirmiam gemitibus, solutis et doloribus, via surrexit Dominus, despendens clamat angelus. Esto perenne mentibus, Paschale Iesu Gaudium, et nos renatos gratiae duis triumphis agregam. Iesu dipisit gloria, qui morte victa prenites, cum Patret almo Spiritu in sempiterna saeculam. Meditiamo il primo salmo, Salmo 84.
questo salmo ci parla del perdono, quindi ci apre il cuore al perdono. Il Signore ci vuole perdonare, però vuole che noi ci convertiamo. Il Signore perdona quelli che si pentono dei peccati. Il Signore ci vuole rialzare, ci vuole perdonare il peccato e ci vuole cambiare la vita, cioè ci vuole santificare. La giustificazione è, appunto, si attua proprio attraverso la nostra conversione, la nostra, ecco, salvezza si ha attraverso la nostra conversione. E poi vedete questo salmo, ecco, ci dà qualche altro spunto. Innanzitutto vedete l'annunzio del Signore, il Signore ci parla nella liturgia, ci parla appunto in tante forme, dobbiamo ascoltarlo questo Signore, ascolterò che cosa dice il Signore. Vedete, in questi salmi ci parla appunto Signore Gesù, scusate, ma ecco, purtroppo a volte si sente qualche rumore perché essendo sacerdote devo tenere anche il telefono, diciamo, abbastanza, ecco, a disposizione se le persone devono scrivermi, devono dirmi cose, ecco. Allora, dicevo, questo salmo ci offre diverse indicazioni, ecco, anche riguardo l'ascolto della sua parola. Vedete, il Signore annuncia la pace a chi ritorna a Lui con tutto il cuore. Dobbiamo ritornare a Dio con tutto il cuore. Il Signore non si accontenta di una parte del nostro cuore, vuole tutto il nostro cuore. La salvezza è vicina a chi teme Dio. Vedete, in altri testi noi abbiamo indicazioni del timore di Dio come inizio della sapienza. Diciamo che è la fede, no? Che ci dona veramente, ecco, ci apre il cuore alla salvezza, il primo passo dell'opera dello Spirito Santo in noi. E questa fede ci porta anche un timore, ecco, santo timore di Dio. Questo timore sappiamo che può essere servile, filiale, ecco, dobbiamo, diciamo, arrivare al timore filiale, però tante volte si passa proprio attraverso questo timore, diciamo, servile, e poi si arriva veramente a uno sviluppo, a un timore filiale di Dio. Poi vedete, questo salmo è un salmo che guarda avanti, un salmo profetico. Misericordia e verità si incontreranno, giustizia e pace si baceranno, la verità germoglierà dalla terra, la giustizia si affaccerà dal cielo. Ecco, un salmo profetico. Un salmo profetico. Questo, diciamo, è un salmo che evidentemente apriva, ecco, coloro che erano prima della venuta di Cristo, apriva i loro cuori a un futuro, ecco, migliore, la venuta del Messia anche, ecco, apre noi alla contemplazione del paradiso, della gioia, appunto, della verità, della pace, della giustizia del cielo. Ecco,
Signore, vedete, quest'ultima parte del Salmo si parla di giustizia, il Signore è giusto. Ricordiamocelo sempre che il Signore è misericordia, ma è anche giustizia. Misericordia e giustizia. Signore, ci vuole salvare, ma il Signore, ecco, è giusto. Quindi ci salva, ecco, in quanto noi ci impegniamo e collaboriamo con Lui per essere, ecco, con l'impegno che Lui vuole per essere veramente salvati, per essere veramente, strappati dal peccato, dal male. Bene, allora cominciamo questo salmo che, come avete visto, è pieno di insegnamenti, cioè ci offre tante indicazioni profonde e quindi ci apre proprio a Cristo, ci apre il cuore a Cristo in pienezza, alla vita trinitaria. La vita cristiana è una vita trinitaria. Questi salmi, in quanto ci parlano di Dio, vedete, ci parlano della Trinità e ci vogliono far entrare in questa vita divina, attraverso Cristo. Ci vogliono far entrare in questa vita divina attraverso Cristo. Ritorna a darci la vita, Dio, e il tuo popolo si allegrerà in te. Alleluia. Il Signore è stato buono con la tua terra, hai ricordato, hai condotto i deportati di Giacobbe, hai perdonato l'iniquità del tuo popolo, hai cancellato tutti i suoi peccati, hai deposto tutto il tuo sdegno. E messo fine alla tua grande ira, rialzaci, Dio, nostra salvezza, e placa il tuo sdegno verso di noi. Forza per sempre sarai adirato con noi, di età in età estenderai il tuo sdegno. Non tornerai tu forza a darci vita, perché in te gioisca il tuo popolo. Mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la tua salvezza. Ascolterò che cosa dice Dio il Signore, egli annunzierà pace per il suo popolo, per i suoi fedeli, per chi ritorna a lui con tutto il cuore. La sua salvezza è vicina a chi lo teme e la sua gloria abiterà la nostra terra. Misericordia e verità si incontreranno. Giustizia e pace si baceranno. La verità germoglierà dalla terra e la giustizia si affaccerà dal cielo. Quando il Signore largirà il suo bene, la nostra terra darà il suo frutto. Davanti a lui camminerà la giustizia e sulla via dei suoi passi la salvezza. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ritorna a darci la vita, o Dio. E il tuo popolo si allieterà in te. Alleluia. Meditiamo per alcuni istanti ancora questo salmo. Cantico tratto dal capitolo 6 del profeta Isaia. Sì, è un cantico
Vedete, è un cantico, è un inno dopo la vittoria. Vedete, ci parla del popolo di Dio, che è la Chiesa cattolica. Il Signore appunto si è scelto il suo popolo e questo popolo ha un animo saldo, dobbiamo, vedete, il Signore ci dona il suo spirito, che ci dona saldezza, ci dona stabilità. Questo Signore, vedete, questo Signore, ecco, ci fortifica, ci fortifica, ci rende, ecco, propriamente invincibili, invincibili, e ci rende, invincibili, se noi ovviamente lo seguiamo sulla strada della croce. Questi salmi ci vogliono aiutare a camminare sulla via della croce, sulla via della santità vera. Il Signore è una roccia, quindi dobbiamo confidare in Lui. La via della croce è una via di fede, nella quale dobbiamo appoggiarci al Signore, perché il Signore ci parla veramente nella sua Chiesa. E ci dona di camminare, ecco, sul sentiero diritto. Il Signore stesso, diciamo, rende piano questo sentiero. Cioè il Signore ci spiana dinanzi il cammino, cammino che sarebbe altrimenti impossibile. Lui, ecco, ce lo spiana dinanzi. Perché la vita cristiana è una vita soprannaturale, che il Signore, appunto, realizza in noi con la nostra collaborazione, ma è, ripeto, una vita soprannaturale, una vita che si attua nella grazia, una vita trinitaria. Vedete, questo Dio di cui si parla anche in questo cantico della Sacra Scrittura è la Santissima Trinità, che in Cristo è venuta a salvarci per donarci la sua vita trinitaria. Noi siamo chiamati a vivere la vita trinitaria. Siamo chiamati a partecipare alla vita del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E vedete, è bello anche questo, no? Cioè, questo salmo ci spinge a volgere tutto il nostro desiderio a Dio. Nella tua via, nella via dei tuoi giudizi, noi speriamo, al tuo nome, al tuo ricordo, si volge tutto il nostro desiderio. Vedete? Il nostro desiderio deve essere rivolto completamente a Dio, a fare la sua volontà, a seguire il Signore, a camminare verso il cielo. Quindi anche ovviamente a fare il bene in questo mondo, a vivere bene come dove il Signore ci ha messo, a vivere bene la nostra vocazione. Ecco, ancora c'è diciamo, accenno ai giudizi di Dio. Ecco, no, di giudizi si parla più volte in questo salmo. Però in particolare adesso volevo soffermarmi sul versetto nel quale si dice: quando pronunzi i tuoi giudizi sulla terra, in giustizia imparano gli abitanti del mondo. Ecco, vedete. La legge di Dio è una legge che illumina e ci rende giusti, ci impara a essere giusti. La giustizia di Dio ci viene appunto comunicata attraverso le sue leggi. Le leggi di Dio sono leggi di colui che è giustizia e ci rendono giusti. E poi vedete, c'è una indicazione per quanto riguarda la pace. Vedete, la pace è
La vera pace è dono di Dio, ma anche frutto della nostra collaborazione. La pace, come dice Sant'Agostino, è la tranquillità dell'ordine, tranquillità dell'ordine. Ed è veramente ordinato chi appunto mette Dio al primo posto nella sua vita, chi si lascia guidare in tutto da Dio. Vedete, l'ordine vero è quell'ordine più vero, più reale, quello che è tra le persone divine, no? C'è un ordine precisissimo tra le divine persone. Quest'ordine deve entrare nella nostra vita, deve ordinare in maniera precisa la nostra vita. Quando si attua quest'ordine, che è un ordine ordine santificante, ecco, la nostra vita, ecco, gusta proprio il dono della pace, della vera pace. Allora preghiamo questo salmo, ecco, aprendo il nostro cuore, quindi, Signore Gesù che vuole entrare sempre di più in noi, vuole portare, ecco, in noi la fede e poi la vita trinitaria, piena e perfetta. Abbiamo confidato nel Signore, ci ha dato la pace, alleluia. Abbiamo una città forte, egli ha eretto la nostra salvezza, muro e baluardo. Aprite le porte, entri il popolo giusto che si mantiene fedele, il suo animo è saldo. Tu gli assicurerai la pace, pace perché in te ha fiducia. Confidate nel Signore sempre, perché il Signore è una roccia eterna. Il sentiero del giusto è diritto, il cammino del giusto tu rendi piano. Sì, nella via dei tuoi giudizi, Signore, in te noi speriamo. Al tuo nome, al tuo ricordo, si volge tutto il nostro desiderio. Di notte anela a te l'anima mia, al mattino ti cerca il mio spirito, perché quando pronunzi i tuoi giudizi sulla terra, giustizia imparano gli abitanti del mondo. Signore, ci concederai la pace, e poiché tu dai successo a tutte le nostre imprese, gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, i secoli dei secoli. Amen. Abbiamo confidato nel Signore, ci ha dato la pace. Alleluia. Meditiamo ancora questo cantico. E ora meditiamo il Salmo 66. Bello questo Salmo 66 con il suo inizio: Dio abbia pietà di noi e ci benedica, su di noi faccia splendere il suo volto. Cioè, ecco, Dio vuole manifestarsi in noi, vuole manifestarsi in noi. Ma appunto il Signore
abbia pietà di noi, venga a vivere in noi. Abbiamo detto che la vita cristiana è una vita trinitaria. La vita cristiana è una vita trinitaria. Allora, ecco, il Signore possa, ecco, manifestarsi in noi, con questo splendere del volto di Dio su di noi. Vedete, è collegato al conoscere. Ascoltate, su di noi faccia splendere il suo volto perché si conosca sulla terra la tua via, fra tutte le genti, la tua salvezza. Ecco, molto bello questo, dicevo, lo splendere del volto di Dio su di noi, no? Questo volto di Dio che splende su di noi, però appunto poi attraverso di noi questo volto si può, ecco, deve essere conosciuto, cioè questo Dio deve essere conosciuto nel mondo, si conosca sulla terra la via di Dio. Ecco, lo splendere del volto di Dio su di noi deve far sì che il nostro volto, ecco, diciamo, il nostro essere manifesti questo Dio. Nel nostro volto, in certo modo, gli altri devono vedere, ecco, il manifestarsi della Santissima Trinità. E poi, vedete, si parla di lodare Dio, ti lodino i popoli, Dio ti lodino i popoli tutti. Vedete, i salmi ci parlano spesso dell'importanza di benedire il Signore, lodare il Signore, però stiamo bene attenti, dobbiamo lodare il Signore non soltanto con le labbra, ma con la vita. I salmi ci portano a lasciarci guidare dallo Spirito Santo, i salmi sono scritti, ecco, per ispirazione di Dio. Perché anche noi ci lasciamo ispirare sempre da Dio, ci lasciamo guidare sempre da Dio. Quindi la lode di cui si parla qui, vedete, è proprio la lode della vita. La nostra vita deve lodare Dio, la nostra vita stessa deve essere un inno di lode a Dio, nella santità, nella verità, nella giustizia. Ecco, vedete, esultino le genti e si rallegrino. Ecco, ovviamente, vedete, quando viviamo in Dio, ecco, questo vivere in Dio porta in noi la gioia profonda, che appunto, ecco, vedete, la gioia che il Signore porta, abbiamo detto già prima, è una gioia, ecco, questa. Prima abbiamo parlato della pace, in realtà. Il Signore ci porta anche la gioia. Vedete, quello che dice San Paolo nel capitolo 5 della lettera ai Galati, il frutto dello Spirito è amore, cioè carità, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé. Quando viviamo in Dio, cari fratelli, c'è questa gioia che viene in noi, questa gioia che prende la nostra vita, ecco, questa gioia che è proprio la gioia che viene da Dio, perché Dio è gioia infinita. Ecco, ancora una richiesta di benedizione. Vedete, la benedizione di Dio viene, ecco, in noi in particolare, ecco, proprio viene elargita nella maniera più piena e perfetta nella liturgia della Chiesa. Questa benedizione, ecco, vuole entrare nella nostra vita, vuole veramente portare il bene, la santità, quindi farsi, ecco, benedire da Dio, in realtà in profondità, e deve essere aprire la nostra vita al Signore, alla sua luce. Non è tanto un benedire, se far benedire semplicemente i nostri affari, le nostre cose perché vadano bene, ma è, ecco, aprire la nostra vita a questo bene che Dio vuole, ecco, diffondere la nostra vita, questa santità che Dio vuole diffondere la nostra vita. Poi è bello anche questo, dice quello che dice qui, no? La terra ha dato il suo frutto. Vedete,
questo termine di frutto, il frutto di cui si parla, vedete, nella Sacra Scrittura, per esempio, proprio dicevo nella lettera ai Galati, è un duplice frutto, no? Duplice frutto, frutto dello spirito, invece appunto ci sono anche i frutti della carne, le opere della carne. Ecco, il frutto dello spirito abbiamo detto che è carità, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé. Ecco, questa terra che ha dato il suo frutto ci ricorda che anche, ecco, anche noi dobbiamo dare il nostro frutto di santità, la nostra vita deve essere fruttuosa di bene, essere piena di frutti di bene. Piena di frutti di bene. Questi frutti di bene, cari fratelli, come conclude il Salmo, vedete, questi frutti di bene devono, ecco, manifestare in noi la benedizione di Dio. E questa benedizione di Dio si deve manifestare nella nostra vita, sicché gli uomini attraverso di noi conoscano Dio, credano in Lui, lo temano e lo amino. Ecco. Signore, ci aiuti, cari fratelli, proprio ad aprire il nostro cuore completamente a Lui perché si compia in noi pienamente la Sua volontà. La terra ha dato il suo frutto, gioia per tutti i popoli, alleluia. Dio abbia pietà di noi e ci benedica, su di noi faccia splendere il suo volto. Perché si conosca sulla terra la tua via, fra tutte le genti la tua salvezza. Ti lodino i popoli, Dio, ti lodino i popoli tutti. Esultino le genti e si rallegrino, perché giudichi i popoli con giustizia, governi le nazioni sulla terra. Ti lodino i popoli, Dio, ti lodino i popoli tutti. La terra ha dato il suo frutto, ci benedica Dio, il nostro Dio. Ci benedica Dio, e lo temono tutti i confini della terra. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. La terra ha dato il suo frutto, gioia per tutti i popoli. Alleluia. Meditiamo ancora questo salmo che abbiamo appena pregato.
risuscitato Gesù dai morti ed egli è apparso per molti giorni a quelli che erano saliti con lui dalla Galilea a Gerusalemme. Questi ora sono i suoi testimoni davanti al popolo. E noi gli annunziamo la buona novella che la promessa fatta ai padri si è compiuta, poiché Dio l'ha attuata per noi loro figli, risuscitando Gesù come anche sta scritto nel Salmo secondo. Mio figlio sei tu, oggi ti ho generato. Vedete, ancora la Chiesa ci mette davanti agli occhi questo testo dagli Atti degli Apostoli. Cioè la Chiesa ancora ci mette dinanzi il mistero della risurrezione. E così farà in certo modo per tutto questo tempo di Pasqua. Dobbiamo convincerci di questo mistero, cari fratelli. È una verità, è la verità che illumina la nostra vita, illumina la vita di ogni uomo. E questa verità, cari fratelli, deve scendere, vedete, nella nostra vita. È importante meditare su questa verità. Vedete, questo cammino di 50 giorni deve essere un cammino di profonda riflessione sulla risurrezione del Signore. Signore è veramente risorto. Gli apostoli hanno toccato veramente il suo corpo, hanno mangiato con lui, hanno visto i suoi miracoli. Vedete come lo annuncia qui San Pietro con chiarezza. Dio ha risuscitato Gesù dai morti ed egli è apparso per molti giorni a quelli che erano saliti con lui dalla Galilea a Gerusalemme. Questi ora sono i suoi testimoni davanti al popolo. Vedete? Ecco. Gli apostoli hanno visto Gesù risorto, l'hanno incontrato e poi con la sua forza, con lo Spirito Santo, hanno annunciato con potenza agli uomini la verità, ecco, sulla sua risurrezione e hanno dato poi la vita per questo annuncio, cari fratelli. Ecco, Signore, vedete, attraverso queste parole ci vuole proprio convincere di questo mistero, ci vuole appunto aiutare, vuole aprire il nostro cuore perché il nostro cuore, vedete, accolga pienamente questa verità. Questa verità diventi appunto luce per la nostra vita, ma poi sia testimoniata agli altri. Vedete, lo Spirito Santo guidando, lo Spirito Santo che vive nella Chiesa porta gli apostoli a testimoniare la risurrezione di Cristo. Lo Spirito Santo che vive nella Chiesa porta anche noi a testimoniare Cristo, a renderci conto di questa verità, renderci conto proprio di questo straordinario evento. E poi ecco, vedete, non soltanto ci porta a renderci conto di questo e a testimoniarlo, ma ci porta ad aprire la nostra vita a Cristo stesso, alla Trinità stessa, perché vedete, come dicevo altre volte, è Dio stesso che conosce la risurrezione di Cristo. E perché Gesù, appunto, perché Dio conosce tutto, ma poi Gesù è Dio fatto uomo. Quindi, vedete, Dio porta avanti questa verità. Dio ci vuole dare profonda conoscenza sulla risurrezione di Cristo. Dio vuole entrare in noi. Dio ci vuole rendere testimoni della risurrezione, cari fratelli. Il Signore, ecco, la Santissima Trinità, ci vuole appunto convincere della risurrezione di Cristo. Ci vuole rendere appunto totalmente sicuri di questa risurrezione. Vuole che noi viviamo profondamente immersi in questa verità. È la verità, cari fratelli. La Trinità ci vuole convincere radicalmente su questo e vuole che noi siamo così convinti che appunto la nostra vita diventi come quella degli apostoli, tutto un annuncio della risurrezione del Signore. La nostra vita deve diventare questo, un annuncio continuo della risurrezione del Signore, della vittoria di Cristo, dell'intervento di Dio nella nostra vita, della salvezza che è offerta a tutti gli uomini proprio in Cristo crocifisso risorto. Quindi vedete, qui queste sono parole di Dio che non riguardano semplicemente un fatto accaduto. Riguardano la nostra vita, come San Pietro, che appunto ha fatto questo annuncio, anche noi, ecco, siamo attratti da Dio a conoscere in profondità questo mistero, a convincerci radicalmente, proprio nella luce di Dio, nella luce di Dio, siamo attirati a convincerci e siamo attirati a vivere in questa convinzione, in questa verità, in questa fede. Siamo attirati, ecco, da Dio stesso a manifestare nella nostra vita la sua luce, la sua vita. Vedete, cari fratelli? Allora, vedete che queste parole di San Pietro sono molto importanti. Anche oggi il Signore vuole entrare in noi di più. Preghiamo il Signore perché questo Spirito Santo venga in noi ancora più potentemente, perché Cristo risorto venga in noi a convincerci veramente della sua risurrezione,
Ecco, dobbiamo chiedere al Signore in questa giornata, vi raccomando, chiediamo al Signore di essere totalmente convinti della sua risurrezione. Chiediamo al Signore che ci liberi da ogni incredulità su questo punto. Il Signore ci liberi da ogni incredulità a questo riguardo. Dobbiamo, ecco, il Signore ci vuole liberare anche da ogni dubbio riguardo la fede, riguardo la sua risurrezione. Ci vuole, ecco, in certo modo chiarire in profondità su questa verità. Ci vuole liberare anche dallo spirito di incredulità, dallo spirito del mondo, dallo spirito, ecco, che cerca appunto di allontanarci, cioè dal demonio, dico, che cerca di allontanarci da questa verità. E il Signore vuole veramente che questa verità, ecco, possiamo dire, diciamo, si manifesti con potenza nella nostra vita. E vedete che per questo, se saremo veramente aperti al Signore, il Signore potrà fare anche cose straordinarie nella nostra vita. Vedete che l'annuncio della risurrezione negli Atti degli Apostoli è collegato ai miracoli. Perché? Perché, vedete, come già vi ho detto, non è semplicemente un annuncio, ma è Cristo che parla in quell'annuncio. Il nostro annuncio è potente veramente quando è Cristo che parla attraverso di noi. Quando è Cristo che parla attraverso di noi, e questo vuole realizzare, vedete, il Signore vuole che Cristo venga in noi, che sia Lui a parlare in noi, che la sua, ecco, la sua vita entri nella nostra vita, la sua luce nella nostra vita, la sua sapienza nella nostra mente, che appunto il Signore vuole appunto che Cristo stesso annunci attraverso di noi la sua risurrezione, come faceva appunto attraverso gli apostoli. E quando Cristo entra nella nostra vita, e quindi la Trinità entra veramente in maniera piena nella nostra vita, e come ripeto, si possono compiere anche miracoli, perché appunto vedete Cristo quanti miracoli ha fatto durante la sua vita nel Vangelo. E poi il grande miracolo della risurrezione, che è accompagnato anche da altri miracoli. Allora vedete, ecco, il Signore, vedete, ci ha dato questo segno della risurrezione, il Signore è veramente risorto, il Signore ha compiuto questo straordinario miracolo, il Signore è il vivente, il Signore vuole vivere in noi, vuole compiere altri segni perché gli uomini ancora possano credere in Lui. Vedete che è molto bello il fatto che negli Atti degli Apostoli, proprio noi abbiamo, negli Atti degli Apostoli abbiamo, guardate, negli Atti degli Apostoli abbiamo una bella preghiera che fanno gli Apostoli proprio per ottenere da Dio miracoli, miracoli, ecco, perché vedete come la scrittura ci insegna, ecco, la nostra predicazione diventa veramente forte quando è accompagnata da segni di Dio, che vedete in certo modo aprono i cuori e fanno capire che attraverso di noi veramente opera Cristo. E quindi questi segni aprono i cuori degli uomini perché possano accogliere pienamente l'insegnamento del Signore. Ecco, allora ringraziamo Signore, ringraziamo la Santissima Trinità che vuole entrare con potenza in noi per renderci testimoni della risurrezione. Voi potete dire, ma come posso essere io un testimone della risurrezione se non ho visto il fatto? Ma attenzione! Siamo testimoni della risurrezione in quanto Cristo e lo Spirito Santo operano e vivono in noi e sono loro a testimoniare attraverso di noi. Sono loro che conoscono perfettamente la risurrezione del Signore e testimoniano con potenza attraverso di noi. Sono loro che appunto attraverso di noi parlano, agiscono e poi compiono questi segni straordinari che confermano proprio a livello, ecco, soprannaturale, direi a livello. Direi, ecco, confermano a livello sia naturale, perché il miracolo è un segno, ma lo confermano questo a livello divino, a livello soprannaturale, perché il miracolo è proprio un segno che Dio pone per sigillare, per mettere il suo sigillo sulla predicazione. Sia lodato Gesù Cristo.
Cristo è risorto dai morti, alleluia, alleluia. Cristo è risorto dai morti, alleluia, alleluia. Illumina il mondo redento dal suo sangue, alleluia, alleluia. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Cristo è risorto dai morti, alleluia, alleluia. Meditiamo brevemente il Benedictus, cioè il cantico di Zaccaria. Ritorna in questo cantico, vedete la pace, ecco, vedete questo cantico, come già vi ho detto altre volte, è pieno di spunti, ecco, importanti per la nostra meditazione e contemplazione. Ecco, il Signore ha visitato e redento il suo popolo, veramente il Signore ha visitato e redento il suo popolo in Cristo. È una verità che dobbiamo, vedete, meditare, dobbiamo accogliere. In Cristo Dio ci visita per la nostra salvezza, quindi dobbiamo accogliere l'insegnamento del Signore, l'insegnamento della sua Chiesa come parola di Dio per la nostra salvezza, come parola, ecco, di verità per la nostra vita, perché la nostra vita sia veramente illuminata da questa verità, sia nella verità, che la verità è poi Cristo stesso, ecco, è Dio. E poi vedete la salvezza dai nostri nemici, vedete questo cantico ci ricorda la presenza di nemici, nemici innanzitutto spirituali, che sono il demonio, la carne, il mondo. Dobbiamo combattere contro questi nemici, cari fratelli, e il Signore ci viene a visitare per farci vincere contro questi nemici, contro i quali altrimenti non potremmo vincere, perché certo il demonio è un angelo, i demoni sono angeli, quindi sono molto più potenti di noi. Noi li vinciamo per la potenza che ci viene da Dio, ma senza questa potenza che ci viene da Dio noi diventiamo vulnerabili. Diventiamo praticamente, ecco, cadiamo proprio nelle mani di questi spiriti. Vedete, il Signore ci chiama alla santità. Vedete, il Signore ci chiama a servirlo senza timore. Qui è interessante, senza timore, quale timore? Di quale timore si parla? Del timore servile, servirlo senza timore, senza, ecco, quel timore servile, ma nella santità, nella giustizia. Qui, vedete, c'è un passo avanti rispetto ad altri testi, no? Qui si parla appunto di un'assenza di timore, non perché manchi del tutto il timore, ma perché manca il timore servile, diventa, ecco, il timore diventa un timore filiale. E poi vedete, qui vedete, questo è molto interessante, questo cantico proprio collegato con quello che abbiamo detto finora. Vedete, noi siamo chiamati da questo testo, vedete, questo testo ci ricorda che siamo profeti, siamo chiamati a dire le parole di Dio, quindi a essere profeti in questo mondo. E queste parole di Dio, ecco, abbiamo detto prima, sono anche le parole sulla risurrezione. Tu, ecco, questo testo che si riferisce in particolare a San Giovanni, si riferisce anche a noi. Tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade. Anche noi dobbiamo, in certo modo, preparare le strade del Signore nei cuori. La nostra vita, noi dobbiamo essere, come dice, ecco, in certo modo, come dice la Scrittura, dobbiamo essere, in certo modo, degli ambasciatori. Dobbiamo essere degli inviati di Dio. Ecco, gli apostoli sono proprio gli inviati di Dio. Ecco, ognuno di noi deve essere in certo modo un apostolo, deve portare, ecco, deve portare la parola di Dio agli uomini. Questa parola della risurrezione di Cristo in particolare, della
divinità di Cristo, perché al centro della risurrezione, il mistero della risurrezione, c'è la, vedete, c'è la divinità di Cristo, Dio che si rivela, Dio che si manifesta, ecco, Dio che si rivela in Lui. Cristo è Dio. La risurrezione non ci dice soltanto che Gesù è il risorto, ci dice che Gesù è Dio. Gesù è Dio, è il vivente, e questo Dio vuole entrare in noi, vuole vivere in noi, vuole parlare attraverso di noi, vuole convincere gli uomini attraverso di noi. Ecco, allora, vedete, noi siamo chiamati ad andare avanti, vedete, al, in certo modo preparare, diciamo, i cuori al Signore, perché appunto il popolo di Dio abbia la conoscenza della salvezza nella remissione dei suoi peccati. Quindi sappia che la salvezza è un dono di Dio, ma richiede appunto anche la collaborazione, la remissione, la collaborazione della persona stessa, perché ecco, la persona stessa abbia la remissione completa dei peccati. Ecco, viene a visitarci Cristo Sole che sorge per rischiararci, le tenebre e l'ombra di morte. Appunto, Signore viene a salvarci, viene a salvare gli uomini, ci viene appunto a rischiarare, viene a strappare dalle tenebre coloro che sono nelle tenebre, e viene a portare, appunto, a farci camminare sulla via della pace, cioè sulla via della vera pace. La pace qui non è semplicemente un'assenza di guerra, è la vera pace, è la il dilagare della vita di Dio in noi, è il riversarsi in noi della vita di Dio che è pace, è il riversarsi in noi della santità di Dio. Dice il Signore, non Mosè ma il Padre mio, vi dà il vero pane dal cielo, alleluia. Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo, e ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide suo servo, come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo, salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano. Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza, del giuramento fatto ad Abramo nostro padre, di concederci liberati dalle mani dei nemici, di servirlo senza dimora in santità e giustizia al suo cospetto per tutti i nostri giorni. E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade, per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza nella remissione dei suoi peccati, grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge, per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte, e dirigere i nostri passi sulla via della pace. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e sempre nei secoli dei secoli. Amen. Dice il Signore, non Mosè ma il Padre mio, vi dà il vero pane dal cielo. Alleluia. Glorifichiamo il Cristo che per virtù propria ricostruì il tempio del suo corpo distrutto dalla morte, e formuliamo con fiducia la nostra domanda. Donaci i frutti della tua risurrezione, Signore, Cristo che hai annunciato alle pie donne, agli apostoli, la gioia della risurrezione, rendici annunziatori della tua vittoria. Tu che risorgendo dai morti ci hai dato il pegno della nostra risurrezione, concedi a tutti gli uomini la vittoria sul male e sulla morte. Tu che apparendo agli apostoli hai donato loro lo Spirito Santo e fondi su di noi la tua forza creatrice,
Tu che hai promesso di restare con i tuoi discepoli fino alla fine del mondo, rimani con noi oggi e sempre. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. E rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. O Dio, che gli uomini nati a nuova vita dall'acqua e dallo Spirito apri la porta del tuo regno, accresci noi la grazia del battesimo, perché liberi da ogni colpa possiamo ereditare i beni da te promessi. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Signore, ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Amen. Ecco, ringraziamo il Signore per questa preghiera possa veramente portare un grande bene a ciascuno di voi. Voglio affidarvi veramente all'intercessione della Madonna, ecco questa preghiera che abbiamo fatto possa veramente possa entrare profondamente nella nostra vita, cambiarla radicalmente. Gesù ha pregato in noi, Gesù ha parlato anche attraverso di me a voi e attraverso di me appunto questa parola del Signore possa veramente ecco essere stata luce per la vostra vita. Chiediamo quindi alla fine alla Madonna, ecco, voglio chiedere alla Madonna una speciale, ecco, protezione per voi, uno speciale aiuto, che la Madonna interceda presso Dio perché Dio vi benedica nella maniera più piena e perfetta, vi liberi da ogni catena di male, da ogni catena diabolica, da ogni catena di peccato, cioè da tutti i legami che appunto ancora vi legassero al peccato, appunto ecco, proprio al diavolo. La Madonna intervenga con potenza perché possiate fare veramente un grande cammino di santità. Il Signore vi protegga e vi custodisca sempre. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.